Ultima edizione di Stadio News, studio Marco Gullà. Il Palermo prosegue allo Stadio Barbera la preparazione in vista del derby in casa del Catania. Gli uomini di Giuseppe Sannino hanno effettuato un lavoro atletico, esercitazioni tecnico-tattiche ed una partita finale in porzione ridotta del campo. Buone notizie da Josip Piličić, che ha lavorato regolarmente in gruppo, mentre è assente per motivi personali Sorrentino, che ha usufruito di un permesso societario ma è tornato regolarmente ad allenarsi nella giornata di oggi. Il capitano Miccoli, che salterà il derby, ha invece proseguito il programma di recupero presso lo Human Performance Lab di Varese. Sannino per la gara del Massimino va verso la conferma del 3-5-2. Muñoz dovrebbe tornare in difesa, Donati avanzato a centrocampo, in avanti probabile la coppia Iličić-Dybala, anche se Boselli scalpita per una maglia da titolare. Quasi un esodo, i tifosi palermitani iniziano a scaldare i motori in vista del derby di domani al Massimino. In circa 600 affolleranno il settore ospiti dell'impianto catanese. I biglietti quotidianamente vengono venduti e ne restano a disposizione un centinaio. I tifosi rosanero quindi credono nella grande impresa e soprattutto in una salvezza che resta sempre difficile. Un grande abbraccio in occasione della seduta a porta aperta ha testimoniato e certificato la pace tra squadra e tifoseria. Ma i supporters palermitani chiedono una vittoria, vogliono un successo che possa cancellare le ultime amarezze raccolte al Massimino. Il consigliere di amministrazione del Palermo, Giorgio Perinetti, ha dato le proprie impressioni in vista del derby col Catania. La squadra ha lavorato al meglio con la giusta intensità anche ieri. Domenica purtroppo dobbiamo fare a meno di Miccoli, assenza sicuramente pesante. Siamo pronti ad affrontare un avversario molto forte che, specie in casa, ha ottenuto tante vittorie. Noi comunque ci crediamo. Salvatore Aronica, difensore del Palermo, ha presentato il derby di domani. È il mio primo derby, sarà emozionante, ci stiamo preparando bene. Fondamentalmente è una partita diversa, ce la metteremo tutta. Al Barbera il clima era surreale, c'era un tifo da partita, nonostante il Palermo sia in zona retrocessione. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.